Proprio a ridosso del 1° maggio, la festa dei lavoratori, è arrivata una buona notizia per i riders spezzini, che hanno ottenuto finalmente un contratto con diritti e tutele. Assolutamente sì, sembra una casualità, ma proprio in occasione della festa dei lavoratori finalmente siamo riusciti a far riconoscere i diritti a buona parte dei rider spezzini con le assunzioni attraverso l'azienda di Just Eat, frutto di una grande lotta sindacale dei mesi scorsi. L'auspicio adesso è che anche le altre piattaforme del food delivery seguano l'esempio di Just Eat. Sì, esatto, è la nostra battaglia sindacale, perché infatti non è che si esaurisce praticamente con l'assunzione attraverso Just Eat, ma chiediamo che anche le altre piattaforme si adeguino a quello che è successo attraverso, grazie alla sentenza del Tribunale di Milano. I riders negli anni passati era un lavoro per lo più praticato dai giovani, adesso con la crisi economica tante persone anche di età adulta fanno questo mestiere. È verissimo, in effetti con l'acuirsi della crisi, soprattutto in questo momento qua di pandemia, le persone che vengono espulse dal mondo del lavoro si ingegnano e si riciclano anche attraverso il lavoro dei rider. Basta scaricare in effetti un'app e diventi a tutti gli effetti un lavoratore per la consegna del food delivery. Un bel risultato quindi del sindacato, questi contratti che sono stati firmati. In Italia il fenomeno del delivery è arrivato più tardi rispetto ad altri paesi, però dal punto di vista dei diritti siamo i primi. Esattamente, è un grande risultato del sindacato italiano, del sindacato unitario, soprattutto della CGIL, perché è una sentenza storica che attraverso le tante battaglie partite nei mesi scorsi siamo riusciti a raggiungere il traguardo che in Europa nessuno ha mai raggiunto, ovvero l'assunzione con la subordinazione per questi lavoratori.